fratelli e sorelle nel Signore e amici carissimi che ci state guardando, un saluto a tutti voi. Vogliamo anche quest'oggi trascorrere del tempo insieme al nostro Signore Gesù, tutti uniti nella preghiera. Ma vogliamo leggere alcuni versi dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è il pane della nostra anima. Vogliamo leggere in Matteo, l'Evangelo di Matteo, capitolo 16, dal verso 13. Alleluia. Dice la parola di Dio: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed essi disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Amen. Fin qui la parola di Dio. Un giorno, Signore Gesù, erano alcuni anni che Gesù parlava dell'amore di Dio alle persone. E un giorno Gesù chiese agli apostoli: chi dice la gente che sia figlio dell'uomo? Chi dice, chi è Gesù? Cosa dicono di me? E gli apostoli risposero che alcuni pensavano che fosse Giovanni Battista, altri che Elia che era ritornato, altri Geremia, uno dei profeti. Ognuno aveva un'opinione diversa di Gesù, ma un'opinione confusa, perché non sapevano, non avevano capito ancora chi era Gesù. Allora Gesù, rivoltosi ai suoi discepoli, gli domandò: ma voi chi dite che io sia? Voi che mi state seguendo, voi che siete con me da parecchio tempo, chi dite che io sia? E Simon Pietro subito rispose e disse: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Riconobbe in Gesù il Messia, colui che doveva venire, il figlio di Dio. E Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Se noi domandiamo alle persone, alla gente di oggi, chi è Gesù? Molti diranno: è stato un grande profeta. Altri diranno: è stato un uomo grande, meraviglioso, uno che ha parlato di amore. Altri ancora hanno un'opinione diversa di Gesù. Ma ci sono anche i figli di Dio che conoscono Gesù, hanno fatto un'esperienza con Gesù e gli è stato rivelato chi è Gesù. Perché non possiamo comprendere con la nostra mente umana chi è Gesù. Non possiamo comprendere con la nostra intelligenza umana chi è Gesù, l'Iddio creatore, il Signore della gloria, l'Onnipotente. Non possiamo comprenderlo. Abbiamo bisogno che ci sia rivelato al Padre Celeste dallo Spirito Santo. Sì, perché lo Spirito Santo è Dio. Dio è unico in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi chi ha rivelato a Pietro chi è Gesù è Dio, tramite il suo Spirito. Infatti Gesù dice nella sua parola che quando verrà lo Spirito Santo, il Consolatore, egli vi guiderà
in tutta la verità. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, ve lo farà ricordare, tutti gli insegnamenti ve li farà ricordare. Quindi gli apostoli stessi hanno avuto bisogno dello Spirito Santo. Se vogliamo comprendere chi è Gesù, anche noi figliuoli di Dio, comprendere sempre di più chi è Gesù, abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, il nostro Consolatore. Infatti Gesù si fa conoscere attraverso la sua parola. Gesù ha lasciato la sua parola, Gesù è la parola vivente, dice Giovanni l'Evangelista, nel capitolo 1 di Giovanni. Vangelo di Giovanni, scritto che egli è la parola fatta carne. La sua parola, quando la meditiamo sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo, i nostri occhi spirituali si aprono e comprendiamo sempre di più chi è Gesù. E comprendiamo il piano di Dio, la salvezza di Dio in Cristo Gesù, perché non c'è altro mediatore fra Dio e gli uomini che Cristo Gesù. È stato dato un solo nome sotto al cielo, che fa da mediatore tra Dio e gli uomini, ed è Gesù. Le varie religioni hanno messo tanti nomi, ma la parola di Dio afferma che uno solo è il mediatore. Un solo nome è stato dato, Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia. E tramite Lui noi abbiamo la salvezza. E tramite la parola di Dio noi comprendiamo. Come dicevo prima, il piano di salvezza di Dio, l'amore di Dio verso la creatura che ha sbagliato, la creatura che ha peccato, che la sua creatura che si è allontanata da Dio, Dio ha mandato Gesù affinché, donando la sua vita, noi avessimo vita, vita eterna. E questo dono è per tutti coloro che lo accettano. Non è automatico, bisogna accettarlo. Come si accetta questo dono? Andando da Gesù, chiedendogli perdono dei nostri peccati, e noi avremo la salvezza. Gloria a Dio. È scritto sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Gesù dice: chi osserva la mia parola, quello mi ama. Io l'amerò e mi manifesterò a lui, mi farò conoscere a lui. E io e il Padre veniamo e facciamo dimora dentro di Lui. Per conoscere Gesù bisogna leggere la parola, meditarla, farla nostra. Allora, ubbidendo poi a quella parola, noi comprendiamo sempre di più Gesù, perché Gesù è dentro di noi, cammina insieme a noi. E Gesù ci parla, ci guida in questa via, perché Egli ci sta portando nel cielo. Quindi Gesù è la via, la verità è la vita. E nessun altro è la salvezza. E questo vogliamo sottolinearlo, dirlo con forza, nessun altro è la salvezza, solo in Gesù. Alleluia. E Gesù disse ancora a Pietro, gli disse: e tu sei Pietro? E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Gesù stava dicendo a Pietro: tu sei Pietro, un sasso, ma su questa roccia, su questa affermazione che io sono il figlio di Dio, il Cristo, il Messia, su di me, la roccia eterna, dice il Signore, costruirò la mia chiesa. E le porte dell'Hades non la potranno vincere. Le porte dell'inferno, tutta la potenza del demonio non potrà vincerla, perché Gesù le ha sconfitte sulla croce. Alleluia. E noi vediamo questo, dici: ma come fai a sapere che è su Gesù che la pietra? Ce lo dice la parola di Dio stesso. Anzi, ce lo dice l'apostolo Pietro stesso. Se noi leggiamo nell'epistola, la prima epistola di Pietro, capitolo 2, dice l'apostolo Pietro: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale,
un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Alleluia. Egli, accostandovi a lui, pietra vivente. Lo dice anche l'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 2, dal verso 19. Dice: Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti. Quando siete diventati figli di Dio e avete accettato Gesù come personale salvatore, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Che bello! Membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Alleluia. Gloria al nome di Dio. Chi è la pietra? È Gesù. È su questa pietra edificata la Chiesa, su Gesù edificata la Chiesa, non su un uomo, nessun uomo, perché l'uomo è fallace, l'uomo non è perfetto, l'uomo sbaglia, ma Dio ha costruito la sua Chiesa su un uomo perfetto che è Cristo Gesù, colui che non ha mai sbagliato. E le porte dell'Hades non potranno vincerla, e noi saremo sicuri in Gesù. Gesù è la nostra garanzia, la nostra forza. Ma Gesù dice ancora a Pietro: Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Sì, non che Pietro sta lassù, che apre e chiude la porta del paradiso, non è così, come tante anche nelle pubblicità si fanno vedere, no. Dio ha dato l'alto onore a Pietro di aprire le porte del regno dei cieli. Quando? Quando a Pentecoste, sotto la potenza dello Spirito Santo, sono usciti fuori e Pietro ha annunciato il Vangelo. Il Vangelo è la chiave che apre la porta del cielo, la bella notizia, la buona notizia di Dio in Cristo Gesù. Pietro ha parlato, molti si sono convertiti, le porte del cielo si sono aperte per quelle anime. Ma Pietro ha avuto anche l'onore di aprire le porte del cielo anche ai gentili. Chi erano i gentili? I gentili erano, per gli ebrei, i gentili erano tutti quelli che non erano ebrei, gli stranieri, come i romani, i greci. Difatti Pietro parlò per prima agli stranieri, a un centurione romano e alla sua famiglia, che si convertirono. E le porte del cielo furono aperte anche per i gentili. Ma questo onore non è solo per Pietro. Pietro ha iniziato, ma noi possiamo continuare. Annunciando l'Evangelo, noi apriamo le porte del cielo a tutti coloro che vogliono salvarsi, tutti coloro che accettano Gesù come personale salvatore. Noi apriamo le porte del cielo. È un onore che Dio ha dato anche a noi oggi. Fratello, sorella, abbiamo un grande onore. Sfruttiamolo. Apriamo le porte del cielo, annunciamo il Vangelo di Cristo alle anime che ne hanno bisogno. E noi spalanchiamo le porte. Alleluia, gloria a Dio. E tu, amico caro, amica cara che ci stai ascoltando, se vuoi entrare nel cielo, accetta Gesù come personale salvatore. Impara a conoscere chi è Cristo Gesù. Vai nel Vangelo, leggi il Vangelo, specialmente il Vangelo di Giovanni, ti mostra il Padre, ti mostra Gesù. Chiedi alla guida dello Spirito Santo, dì: Signore, guidami, mentre io leggo, ma non leggere velocemente, meditalo piano piano, passo passo, parola per parola, vedrai come ti parla quella parola. Digli: Signore, illuminami. Io così ho iniziato, del Signore, fammi comprendere, voglio conoscerti. E Dio l'ha fatto. L'ha fatto con me, l'ha fatto con tanti altri, lo farà anche con te. Perché Dio ha dato la sua vita per te e per me.
e vuole il tuo bene, la tua salvezza. Gloria al nome del Signore. Andiamo da Gesù, leggiamo la sua parola e noi vediamo come il Signore ci apre la mente. È scritto nella parola di Dio che il principio della sapienza, la vera sapienza, non quella umana, ma la vera sapienza che viene dall'alto, è conoscere te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non sentito parlare, ma conoscerlo è tutta un'altra cosa. Se vai a Gesù, vai alla parola vivente, imparerai a conoscere Gesù e attraverso Gesù imparerai a conoscere il Padre. Perché Gesù ha detto un giorno a Filippo che gli aveva chiesto di mostrargli il Padre. Gesù gli ha risposto: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Impara a conoscere me, vedi me, tu conoscerai il Padre. Quando impariamo a conoscere Gesù, sempre di più noi conosciamo il Padre, il nostro Dio, il meraviglioso Signore che ci sta aspettando per portarci nella gloria beata. Perché il piano di Dio è quello di salvare l'uomo e portarlo nella gloria beata per stare sempre con Lui, godere con Lui di tutte le sue ricchezze. Alleluia. Questo è il piano di Dio. Non rifiutiamolo, ma accettiamolo. Signore, grazie, sapendo che non meritiamo nulla, non è per meriti, non è per opere buone, no, è solo per grazia, è un dono di Dio. Allora diciamo: Signore, grazie, perché tu vuoi salvare l'anima mia. Signore, grazie, dopo che l'hai conosciuto, dopo che l'hai sentita, Signore, grazie, che tu mi hai salvato. Alleluia, mi porterai con te nel cielo. È una bella notizia questa, è la più bella notizia che possiamo avere. Vediamo che in questo mondo non stiamo più bene. Questo mondo, specialmente per i cristiani, i figli di Dio che gustano l'amore di Dio, sanno dove vanno, è diventato stretto. Questo mondo non è più per noi. Il nostro sguardo che si alzi, fratelli e sorelle care, alziamo lo sguardo, stiamo per entrare nel cielo, il Signore sta per arrivare. Prepariamoci. Il Signore, il Dio della gloria, ci benedica tutti insieme. Pace nell'amore del Signore. Su di sé, intesi del